Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo, meraviglioso, stupendo video! Ma che è? Un disco volante? Questo è un disco volante? No, non è un disco volante, è la Harley Davidson Pan America. Rubando un po' il format al nostro buon amico Mototrotter, che saluto, ciao Mototrotter, e parafrasandolo anche un po', quindi direi, tu sta ferma lì però, automobilina, quindi direi recensione di pancia, recensione di sostanza. Mi sono trovato così per caso in sella alla Harley Davidson Pan America, che è la motina che state vedendo qui. Dico motina perché così, diciamo, cerco di minimizzare e ridurne un po' le generose misure, perché la moto è veramente grande ragazzi, è veramente un bestione che mi ricorda per molti versi la BMW e per moltissimi altri versi non mi ricordo assolutamente nulla che ho mai guidato. Considerate che io non ho mai guidato un Harley Davidson, questa è la prima volta che le mie sontuose natiche si appoggiano sulla sella di un Harley, anche se ovviamente questa non è un Harley tipica, non è l'Harley classica che tutti si aspettano, ma è un'Harley nata per cercare di andare a colpire un mercato in crescita interessante, probabilmente Stati Uniti o comunque internazionale, che è quello delle moto adventuring, per andare un po' a scalzare, se vogliamo, dalle vendite la grande BMW GS. E nell'ultimo anno e mezzo, direi ultimi due anni, tre anni, negli ultimi anni anche la Ducatona, che si presenta sul mercato ogni anno con bestie più grandi, più potenti, più avventurose e via discorrendo. E perché no anche andare un po' a fare il verso, infastidire il mercato delle giappo con l'Africa Twin, più che col Tenere, visti i volumi e i pesi. Ho la fortuna di avere in mano questa bestiolina per qualche giorno, non troppa roba, ma comunque il tempo sufficiente per provare un po' di tutto, provare un po' di tutto. Oggi ho già provato a farmi quasi 200 km di autostrada, direi che l'autostrada è effettivamente da subito il suo habitat naturale perfetto per ora, per come l'ho vissuta io finora in questa prima giornata, perché di fatto è una super tourer ultra comoda, che in autostrada veramente vi permette di macinare chilometri e diventare vecchi, anche se ho già notato che una cosa che mi fastidisce assai, ma sono bicilindrici di grandi dimensioni, per forza fanno così, vibrano e scaldano in modo importante. Devo dire che scalda meno del mio Desert, scalda meno del multistrada, o se scalda di più o uguale, scalda in punti differenti, perché in autostrada a diverse velocità non mi sono mai trovato getti di aria calda sulle caviglie, cosa che invece col Ducati multistrada mi capita frequentemente, e nemmeno getti di calore sulla zona, diciamo, importante, sulla zona importante, la zona bassa, i Paesi Bassi. E no, nemmeno lì ho ricevuto getti particolarmente fastidiosi di calore, cosa che invece per esempio il Desert X ha in modo importante sulla gamba destra. Quindi devo dire che nelle condizioni di tangenziali, autostrade, stop, cazzi e mazzi, frizzi e lazzi, la moto non scalda così tanto. Scalda perché scalda, ma non così tanto. Mentre invece vibra, quello sì. Vibra veramente tantissimo, vibrazioni di vario tipo, a varie frequenze, a varie velocità, sulle pedane, sul manubrio, sulla sella. Però ripeto, su una moto del genere da un lato ci sta, dall'altro ti aspetteresti invece di non avere nessun tipo di vibrazione. Quindi è un super mega cruiser, un super cruiser tourer, chiamatelo come volete, gran turismo ciccio ciccio, che ti invoglia in modo incredibile a stuprare letteralmente, ad infrangere, a distruggere, a far esplodere, a far detonare i limiti di velocità delle autostrade. Figuratevi. Ma che una volta messo in marcia dal punto di vista dell'agilità, ragazzi, vi assicuro che vi fa comunque godere, ma godere abbastanza, La moto scende in piega veramente veloce, molto veloce, senza nemmeno faticare troppo di corpo, senza nemmeno doversi sbilanciare, muovere, fare brigare.
la moto si muove, segue il pensiero e va in piega. Ovviamente non come una moto sportiva, anche impostando le mappe più sportive, di cui poi magari dopo parliamo, però si fa guidare bene, si fa divertire, insomma, una cosa tipica che ti aspetteresti da una moto di quest'anno, una moto 2023-2024, ti aspetteresti questo tipo di comportamento. Nel traffico potrei dire che si comporta come uno scooterone, motore comunque molto molto docile, estremamente elastico e flessibile, sincero, non ti lascia mai in situazioni di impaccio, riprende praticamente da qualsiasi marcia, veramente da bassissime velocità. Guardate, siamo in quarta e guardate come riprende bene senza troppa fatica, quindi ti permette di giocare serenamente con la frizione e di destreggiarti, diciamo, nel traffico in totale tranquillità. Le dimensioni sono generose, con le valigie come questo esemplare, con le valigie rigide in alluminio, le dimensioni laterali sono generose, ma ti permette comunque una grande agilità e veramente a bassissime velocità il peso letteralmente svanisce. Devo dire che anche da ferma non pesa tanto, perché complice le sospensioni adattive, il fatto che si regola in altezza da sola, ti permette di avere una stabilità enorme, appoggiare entrambi i piedi serenamente e quindi gestire il baricentro basso in modo assolutamente molto molto sicuro e comodo. Frizione a filo morbidissima veramente, quindi gestibilissima anche dopo moltissime ore di guida, non dà nessun fastidio. Acceleratore incredibilmente modulare e dolce, penso grazie alla configurazione elettronica, le mappature, veramente ti permette di essere molto 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 preciso, direi. E anche il freno anteriore veramente molto 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 modulabile, ma presente, andando a frenare, a fondare, insomma, nonostante il peso della moto il freno anteriore c'è. Il freno posteriore, come al solito su questo genere di moto, lo trovo un po' più pastoso e meno presente. Mi piacerebbe avere un freno posteriore un po' più vivo, diciamo, e vivace, però è un'impressione. Che frescolino di colpo! L'abbigliamento non è propriamente quello che si presta, lo so, c'ho la giacca nella valigia, ragazzi, ma adesso faceva veramente troppo caldo per mettersi la giacca da moto. Tornante lo facciamo in terza per vedere come riprende. Madonna, come scende, ragazzi! Scende che ti fa paura, Sicuramente bisogna prendere mano con questa moto, perché è molto particolare secondo me il comportamento. Bisogna un po' abituarsi alle sospensioni adattive, che sono un po' strane per il mio stile di guida. Non sono abituato a questa cosa, però la moto c'è, ma il motore che è veramente infinito. Come c'è un sacco di gente in giro in moto a quest'ora, pur essendo martedì. Ma è piovuto oggi, tra l'altro, qua. Effettivamente. Ecco perché fa così freschino. Ha bisogno di aiuto? Prego! Guarda che casco mi adesso. Ok, la signora è caduta da ferma, il marito è uscito ad aiutarla. Avete visto, però io non riuscivo a mettere giù il piede con il cavalletto. Di questo parleremo poi, ragazzi. Madonna, è venuto giù tipo temporale qua, ma temporale forte, cazzo. Ho buttato giù, cazzo, anche foglie, roba, ho fatto un bel burdello. Qua ovviamente c'è un sacco di gente. Mettiamola in enduro, va? Ho fatto un po' una cacata a entrare qua dentro, perché c'è il fango, fangosissimo. Dovrò andare pianissimo dopo per uscire, perché guardate che solco che ho fatto. Spero sull'erba di andare leggermente meglio. Andrò pianerrimo, perché vabbè, ho impanato completamente le gomme di fango. Mamma mia. Vabbè, speriamo di uscire.
adesso vediamo se riesco a uscire da questa situazione difficile. Allora vediamo se riesco a uscire da questa situazione veramente difficile. Ho paura di no. Vabbè, ma andiamo pianino. Andiamo pianino sull'erbetta. Sì, dai che ne vengo fuori. Dai che ne vengo fuori. Sì, Ciccio Bè non esagerà. Ok, ne siamo... ne siamo usciti per ora. Adesso devo pulirla un po'. Porco boia. Non è che si pulisce così facilmente, eh? Magari così all'anteriore ci riesco. Che situazione difficile mi sono infilato, Ciccio Benzina. Ok, ora devo far volare un po' di terra. Cioè, qua mi sembra di essere sulle uova, porca troia. Sì, non si pulirà mai sta roba. Adesso mi devo fermare un attimino in un punto dove c'è asfalto e guardare come sono messe le ruote. Mamma come sbrissa quando le ruote sono piene di fango, eh? E sicuramente le gomme non erano adatte a questa situazione, potrei dire. E allora Harley Davidson Pan America 1250, 150 cavalli circa, 152 se non sbaglio, per 252 kg la versione special si chiama, credo, comunque con l'allestimento, con tutte le protezioni, con le borse e quant'altro, credo, forse 250 kg senza le borse, comunque sempre a secco, quindi parliamo di una moto che peserà oltre 260 kg in ordine di marcia. Bene ma non benissimo, è una moto pesante sicuramente, però è una moto veramente molto molto bella. So che questa moto divide tantissimo, è pieno di meme su questa moto, sul nuovo GS, e sì, è un design che divide, è uno stile che divide anche il fatto che Harley abbia deciso di fare una moto da adventuring on off, totalmente fuori dalle caratteristiche convenzionali di quello che fa Harley Davidson. Assolutamente sono d'accordo anch'io su questo, perché ovviamente è una moto giovane, un progetto giovane di una casa motociclistica che sta cercando di trovare un suo nuovo setup di mercato, ma è innegabile che siano riusciti a costruire una moto che per quanto mi riguarda è estremamente estremamente bella. Ripeto, gusti sono gusti, disse il gatto leccandosi il culo, ma questa moto è veramente bellissima e mi piace tantissimo. Ha contenuti tecnici per i 19.000 euro che è il prezzo di listino di base? Questo non lo so ancora di preciso, io lo sto usando da un giorno di fatto e già mi sono innamorato di lei. Parti con la moto i primi 100 metri convinto di avere sotto il sedere una cosa assurda che non capisci bene, e dopo qualche chilometro inizi a prendere confidenza con lo sterzo molto particolare, con le sospensioni molto particolari, con la ciclistica, col motore, e inizi ad innamorarti. Io mi sono innamorato, ragazzi, cioè in autostrada la moto è fotonica, veramente è un siluro che permette di fare un mare di chilometri e non stanca. Sul misto qua sui colli, se avete visto, la moto si comporta comunque bene, anche se l'ho usata veramente poco, ma poi ripeto, nei prossimi giorni avrò modo di approfondire la conoscenza con le caratteristiche della moto. Motore infinito, sospensioni comunque semiattive con la regolazione automatica della sella, dell'altezza della sella, o meglio di tutta la moto, regolazione automatica di tutta la moto quando ti fermi, in modo tale da abbassarla per agevolare la salita e la discesa, e i freni Brembo, cioè comunque è una moto che ha tutto, ha il computer di bordo collegabile col telefono, non è un vero CarPlay ma fa un mirroring della sua app che non è eccezionale, però c'è comunque. Devo dire, ecco, che una cosa che un po' mi delude, non essendo un cliente Harley, non vedendo dal mondo Harley, sono un po' le finiture, che mi aspettavo fossero di un livello molto molto più alto, e invece mi sono trovato con delle finiture non di così elevatissima qualità e pregio per una moto, ripeto, pur sempre 19.000 euro come prezzo di partenza, anche se ha il deflettore regolabile, ha il, insomma tutta una serie di cose come il cruise control, i riding mode, che ne ha un camion in realtà, perché ne ha 4 se non sbaglio, addirittura 5, due modalità off-road, modalità pioggia, strada e sport, quindi sono 5 più 2 personalizzabili. Ha l'ammortizzatore di sterzo che rende l'anteriore molto duro da fermo e da capire all'inizio, ma che poi regala stabilità successivamente quando si viaggia in modo un po' più spedito. Se non sbaglio ha la regolazione della leva del freno che permette di passare da stradale a off-road, ha le regolazioni ovviamente del cambio, tutte le regolazioni delle leve, sicuramente ha tanti contenuti, ma
il livello di dettaglio, se vado a guardare la qualità dei dettagli, ecco, quella mi aspettavo fosse un po' più pregiata e un po' più premium per questa tipologia di moto, anche se nel complesso è un Harley e quindi ha un sacco di roba in mostra da far vedere. Per esempio, guardate quanto bello è lo scarico, e quindi tutti i raccordi dello scarico, il motore stesso è veramente bello, la protezione qui per il freno in plastica, non in ferro, va bene, però ecco, qualità c'è, però poteva essere migliore. Ovviamente il cerchio da 19 anteriore la fa rientrare nella categoria, per quanto mi riguarda, di quelle moto da adventuring leggero, perché ovviamente il cerchio da 19 si presta con maggior difficoltà in tutte le situazioni critiche in cui ci sono magari ostacoli più grandi da dover superare, no? Tronchi, gradini, cose di questo tipo. Quindi sicuramente il cerchio da 19 la mette, come la nuova Africa Twin con il cerchio da 19 e altre moto del genere, in una condizione, cioè in una categoria di moto ben specifiche. Ora, dopo che ho provato, dopo che ho la mia multistrada col cerchio da 17, il Desert col 21, ho provato le Royal Enfield, l'Olix T, ho avuto modo di provare il TRK, il T7, il Tracer 7, la multistrada Rally, allora partiamo dal presupposto che ovviamente questa moto non si può posizionare, anche se lo fa in realtà nel segmento della strada rally, di sicuro non si può inserire nel segmento della desert, anche se andate a rivedere dei miei video, per esempio sulla strada di Follonica, dove c'era un ragazzo con noi che aveva una Harley come questa e ci ha fatto tutto quello che ci facevo col desert serenamente, erano sterrati facili, ma li faceva serenamente, eccoci, anzi so che lui, e lo saluto, anzi Giulio Cesare, lui ci fa delle cose un po' più aggressive rispetto a quello che si fa normalmente, però come al solito è questione di manico alla fine, non tanto di moto. Quindi la moto si mette in quella categoria, in quella fascia di moto specifiche. Devo dire che la sua flessibilità finora mi ha stupito, cioè grazie alle sospensioni adattive, al motore generoso e infinito e alla sua impostazione, la moto non è male, si fa guidare bene anche in piedi. Considerate che adesso sì, bisognerebbe alzare il manubrio, bisognerebbe allargare le pedane, questo sicuramente, però non è male, non è per niente male, quindi è un'ottima via di mezzo, è un'ottima moto che fa tutto. Per chi non vuole comprarsi n moto diverse, compra questa e con questa ci fa più o meno tutto. Ovviamente, ovvio, non ci puoi andare a fare, magari se non hai manico, degli sterrati extreme, ma ci fai sicuramente praticamente quasi tutto quello che facevo con la desert, dai, tranne forse qualcosa di un po' più aggressivo, direi che ci fai più o meno tutto. Io in questo caso vi dico, la compreresti? Beh, potrei valutare l'acquisto magari di un usato, magari, quindi la possibilità di avere di spendere un po' meno rispetto al prezzo di originale del nuovo, rispetto al prezzo di listino del nuovo. Se avessi 20.000 euro, compreresti questa? Compreresti l'Africa Twin? Compreresti il Ducati? Come terza moto alla fine, quarta, quinta per quanto mi riguarda, ma se dovessi scegliere io una moto unica, come crossover che faccia tutto, magari con le valigie in alluminio come questa, che sono molto comode, dopo che ho fatto le uscite in tenda col desert con le valigie morbide, che non sono comodissime per quel tipo di uscita, è difficile da dire. Mi verrebbe da dire sì per l'estetica, abbastanza sì per i contenuti, sì per il feeling, no forse per il prezzo, anche se, ripeto, cioè è un 1250 con 150 cavalli con le sospensioni adattive, non è che ci possiamo aspettare che costi 10.000 euro. Quindi nel complesso è un sì, non è un grande sì, ma è sicuramente un sì. Anche per differenziarsi un po', poi ovvio la compri e ha il problema che sicuramente il mercato dell'usato è difficile, e quindi il prezzo non è eccezionale sull'usato, cioè nel senso che una volta che l'hai comprata ci perdi molto, credo, ma guarderò per curiosità, ma nel complesso ti direi sì. La comprerai? Non lo so, per ora non credo, anche se vorrei comprare una moto per fare un adventuring più stradale che fuori strada, quindi per andare a fare solo off-road leggeri come quello che ho fatto con l'XT sul Grappa, piuttosto che l'Eroica, la Lessinia, quelle sono tutte cose che veramente fai la portata di mano con una moto come questa. Mi piacerebbe avere una moto con le valigie rigide dove poter caricare la tenda fuori, fare cose per andarci in giro, per fare strada e un po' di fuoristrada, comunque avventura, magari
strade strette, cose di questo tipo. Mi piacerebbe moltissimo, non lo so dove collocarle perché dovrei valutare ovviamente di non avere più magari il desert, tenere una moto più vicina al dual sport per fare fuori strada un po' più divertente, visto con l'XT comunque già, ma a questo punto diventerebbe un mezzo doppione con il Pikes Peak, che però ragazzi ve lo dico, è fotonico nell'uso normale, è un po' meno fotonico nella capacità di carico, perché le valigie rigide originali sono veramente scomode per il carico. Il bauletto posteriore è gigantesco e meraviglioso, ma le borse laterali sono veramente scadenti. Dovrei valutare di montare sul Pikes Peak un paio di traietti laterali e comprare le valigie, ci penserò. Però comunque col multi, col cerchio da 17, mi fido molto poco a fare fuoristrada, anche leggero. Poi come sempre, per tutte le caratteristiche, per la correttezza delle informazioni, internet, Google, ChatGPT, quello che volete, vi dà, fate una cultura approfondita sui contenuti prettamente numerici del mezzo. Saggio, corsa, diametro delle viti, larghezza della sella, altezza della ceppa, insomma quello che volete lo trovate online. Io non sto qua a sciovinare fuori, non sto qua a così a districarmi nei numeri delle moto, perché mi sono reso conto che non capisco un cazzo. No, che non mi ricordo niente dei numeri delle cose, io le moto le prendo, le accendo, le godo, poi ovvio che vado a guardarmi le caratteristiche e capisco se quelle caratteristiche vanno bene o meno per le mie tasche, per i miei gusti. Però la recensione del signor Benza, che cos'è? Come dicevo prima, la recensione di Panza in stile mototrotter, ma soprattutto è la recensione della Panza, cioè una persona della mia statura con la mia trippa importante ci sta sulla moto? Direi di sì, direi che ci sta abbastanza comodo come altezza, come larghezza, come resistenza delle sospensioni al peso. Direi di sì, direi che è una moto adeguata a motociclisti di un certo peso. Poi a me i gruppi ottici di questa moto fanno veramente impazzire. Vediamo anche come si comportano al buio, magari capiamo se l'illuminazione notturna di questa moto è adeguata. Bene ragazzi, spero veramente che questo video vi sia piaciuto. Ho cercato di darvi tutte le informazioni possibili su questa moto, ho cercato di trasmettervi le mie sensazioni, che sono nel complesso molto molto positive, continuo a ribadirlo. Esteticamente mi fa impazzire la moto, veramente, perché è questione di coraggio, oltretutto, no? Di produrre una moto diversa dal solito. E con questo sole che volge al tramonto, amici miei, io vi saluto, vi invito a commentare, likeare, iscrivervi, solite cose. Invito la signora a imparare a guidare e ci vediamo nel prossimo video. Lei ha deciso che guida a sinistra perché è in inglese. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao!